Ciao ragazzi, bentornati dal vostro Denarman. Siamo tornati su House of Ashes. Continuiamo la nostra storia, ragazzi, senza troppe chiacchiere. Mi raccomando, prima di iniziare, supportate la serie con un bel like, condividete ed iscrivetevi al canale. Ok ragazzi, l'ultima volta eravamo rimasti qua. Ok, subito la premonizione, proprio dietro le spalle. Bene. Perfetto, qui io vedere un secondo, scusatemi, ci siamo persi questa premonizione, non ho idea dove, e questa. Teoria questa, ce ne siamo perse tre. Ce ne siamo perse tre, una, due e tre al momento. Perfetto, andiamo avanti. Allora, dicevamo, eravamo rimasti qua con lui. Ok, mettiamo subito la torcia. E per fare un riepilogo abbiamo trovato. Aspettate, qua c'è un bel diario, catalogo dei reperti. Vabbè, me lo apre. Ok, ve lo lascio sempre per farvelo leggere, ragazzi. Vabbè, questa praticamente è una storia tra maledizioni, fede e quant'altro. Tutto ok per ora. Se attaccano, credo proprio che lo faranno dalla voragine. Sì, ti senti ottimista, Ecco, Tenar? appunto. Affrontiamo nemici che non conosciamo affatto, di numero indefinito e in territorio ostile. Che culo. Non so per quanto tempo reggeranno quelle porte. Ma volevo La visitare un po' radio è la sola in giro. speranza. La sistemiamo e chiamiamo gli altri. Così saremo pari. Ammesso che ci sia una trasmittente, avrà una portata ridotta. Ecco. Cazzo. Se Eric avesse chiesto il supporto aereo, i jet ci avrebbero captati. I pezzi grossi ti fregano sempre. Ho sbagliato, forse ho fatto il supporto aereo. Ripeto sempre sta cosa perché secondo me potevamo. Per voler fare il tranquillo. Ma questo che era quello di prima? Vediamo un po'. Sì, scusate. Dicevo, quindi abbiamo scoperto che Rachel, detta anche la pomiciona, è viva. E con lei anche l'altra che adesso mi sfugge il nome. E poi ci stanno i tre dell'Ave Maria, che sono questi due, e Tom Cruise e Noartri. Ora, qua cerchiamo di capire, cerchiamo di fare meno cappellate possibili, ragazzi, per evitare. Questo è un altro segreto. Capire perché sono catalogati. Tavoletto eccetera per testare una battaglia tra antichi eserciti su retro regano etichetta da catalogazione. Appunto, capire perché sono catalogati. Ragazzi, mi sembra siamo quasi comunque al termine del gioco, perché abbiamo trovato il penultimo segreto, ne abbiamo persi diversi, ma ci può, penso, anche stare. Cerchiamo di fare meno cappellate possibili per far sopravvivere almeno questi che ci sono rimasti. La consegnazione di Van Hutten, nuovi reperti da catalogare, vasi di argilla. HK10x4, pipa d'osso, pugnale decorato, statua nuda seduta, glifo raffigurante una stella. Il campione di sfida di oggi Vampiri, non è conosciuto da lo quanto tempo. sapevo, cazzo. Ok, mentre segue l'esistenza di esseri umani. Ah, vedi perché quelli si nutrono di esseri umani, appunto. Conosciamo seppure come riconoscere la figura di Pazuzu, che sarebbe la divinità. No, la divinità è sbagliato, sarebbe la raffigurazione del diavolo. Del male, questi sono gli attacchi che abbiamo definito il folklore di intensa umanità. Un mito originale. Vabbè, quindi praticamente è abbastanza evidente che questi si mangiano carne umana. Oh, se te togli, vabbè, non mi fa passare. Ok, detto questo, abbiamo visitato tutto. Ce ne possiamo andare qua. Perfetto. Dai. Storia clinica, nome Mary, dai, sesso, niente, vabbè, Mary sarà una femmina, una donna. Ok, 33% di mensurazione. Ah, ok, questa è praticamente la trasformazione.
Vedere l'oscurità e sentire il sapore del rosso. Perde i sensi, sveglia, grida, parla di mostri nelle tenebre, pensi di ostilità. 18. Due giorni dal contatto con le tie. E vabbè, questi sono praticamente l'evoluzione del contagio. Ottimo, senti qua, ma che c'è sta il terremoto? Senti che bordello. No, questo abbiamo già visto. Forse dobbiamo andare di qua. Ah no, di lì. Qua c'è da capire un attimo la musica. Qui sicuro c'è qualcosa. Infatti Pullman dice: la radio è stata illeggibile, voto tagliato fuori dal mondo esterno. Alina ha combattuto sia le responsabili, si è mettuto ancora dei dubbi. Ecco, vai col biglietto. Mary continua a peggiorare. In serata mi sono svegliato da un sonno inquieto e ho sorpreso Lady Breccio china su mia moglie a farle altre maledette domande. Mary mormorava frasi sconnesse su demoni alati. Lady Breccio è parsa colpita e ha chiesto a Mary se ne ha Lady Braccio presenza in quel momento. In preda al delirio, mia moglie si è scagliata contro di lei, graffiandole il petto con le unghie. Lady Braccio mi ha ceduto il posto e dopo enormi sforzi sono riuscito a calmare mia moglie. Ecco, qua chiaramente è sempre, secondo me, un video sul post-contagio, quindi evoluzione del virus, non so come vogliamo chiamare. Ok, qua c'è la radio, però prima di andare alla radio, vediamo qua, c'è una mappa, ragazzi. Eh sì, ma lo sto facendo, me lo devi segnare ogni volta. Erano astuti, hanno creato un sito finto per sviare i banditi. Sapevano di aver trovato qualcosa di speciale. Ragazzi, c'è da dire che differentemente, adesso stavo pensando, che differentemente a Little Hope, che trovate nel canale, tutto giocato, il curatore si è visto molto molto di meno, si è visto veramente molto poco rispetto al capitolo precedente. Sembra sia stata sabotata. Perché farlo? Faremo con ciò che abbiamo. Ritornate se c'è qualcuno. Dentro è più sicuro. Grande il nostro Don Cruise de Noartri. Grazie. Bene, sergente. Anche se senza gli occhiali da sole è troppo poco Top Gun. Ti uccideranno, sergente. Sì, il fumo è il pericolo principale al momento. Dove cazzo ho lasciato l'accendino? Che c'è? Niente. Fammi vedere, bussola. Eric ha tagliato la fune di Rachel per salvarsi la vita. Eric ha capito che Rachel stava frequentando Nick. Bene. Perché chiaramente l'accendino ce l'ha lei. Ah, Clarisse si chiamava l'altra. Superare il baratro. Ok, ragazzi, abbiamo quasi. Ci manca solo questo, che probabilmente sarà l'ultimo pezzo. Io credo che siamo verso la fine del gioco, eh. Potremmo finirlo già in questo episodio. Quindi mi raccomando, facciamo attenzione. Facciamo attenzione. Anche senza trasmittente riceve qualche segnale. Sono fantasmi. Ripara la trasmittente. Se riusciamo a lanciare un segnale e contattiamo il comando, saremo già con un piede a casa. Non saprei, non sono un tecnico. Se ci fosse Merwin, ce la farebbe. Non mi dire. Beh, rassegnati. Merwin non c'è, quindi. Merwin è quello che è morto, quello che faceva i pesi, la palestra, all'inizio, al primo video. All'inizio del gioco. Eccolo qua, c'è pure Salim. Chi va che sia? Tua sorella? Zalim!
Mo' li viano dalle spalle. Rilevamento bussola, scusate, che qui è importante. Dopo aver incontrato Nick, Salim è fuggito dagli americani. Salim è fuggito dagli americani e è tornato da Dar, quindi dal capo. Questo è importante perché adesso bisogna vedere come lui si comporta. Anche se ora comunque sono pari perché si sono salvati la vita una volta a vicenda. الكلاب يطلبوا حماية، ما نقدرش نسيبهم يجمدوا. احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. انت اتجننت، طلع الديوانة. انت ما شفتش الغول؟ في غول هناك، هو ده العدو. Fa una tattica totalmente sbagliata lui, eh. Vabbè, questo il capo, è inutile neanche a parlarne. Dai, vai fuori, fatte da due pistolettate, va. Sicuro, c'ha ragione a restare là, ma che vai, fuori in suicidio. Tanto succede il bordello, mo sicuro, perché questo inizia a sparare come un idiota. Sicuro proprio. No. Ridiamo. Fai funzionare quella trasmittente! Mi serve tempo! Mi serve tempo. Qua sta arrivo al mondo. Colonnello, torni nel tempio. Io resto qui. Se ci circondano, tu servi alle telecamere. Qui faccio io. Tenente, io. Ho detto che ci penso io. Presto! Togliete, dai. Anche perché comunque a livello di agilità non credo che il tenente possa essere. Il poraccio sta senza una gamba. Aia! Non ci abbiamo pensato, cacchio, stava quello pronto ad aspettare. Ma sei mira, oh. Che mira, ragazzi. Fatemi sparare a me, che lo secco proprio di un colpo secco, proprio. Cioè, da una steccata facile. No, deve uscire Salim e gli deve sparare in faccia, cioè c'è poco da fare. Deve uscire Salim e gli deve sparare in faccia. Perché qua vedo dura, eh. A sto rompipalle. Solo così si fa fuori quell'idiota. Infatti è proprio idiota, cioè questo proprio. Coprimi! Cioè. Invece le fa mal comune mezzo gaudio. Stidiota vuole fare Highlander. Cioè, veramente. Aggiralo! Celebro leso. Dai! Oh! Preso. Preso bene. Eccolo all'ultimo secondo. Ce l'abbiamo fatta, dai. Oh, fino a mo' abbiamo sbagliato solo uno, eh. Quindi voglio dire, e i battiti cardiaci. Non ho C'ho proprio un bisogno di te. problema con quello. Bravo. Ma così rischia che ammazza pure lui. Bravo. Sparagli in fronte. Eccoti, coniglietto. No, non gli ho voluto sparare. Non gli ho voluto sparare. Ho voluto fare il. Anche se ho fatto una cacchiata, lo so, ma. Secondo me ci serve più da vivo questo. Che se mi ha fatto scegliere di ammazzarlo, secondo me ci serve più da vivo. Forza, entriamo nel tempio! Potrebbe essere Forza! un.
cibo per questi, per i demoni. Non lo so, pensato, magari abbiamo fatto una scelta sbagliata, anzi sicuramente l'abbiamo fatta, però spingi con la spalla, presto. Non vedo gli iracheni. Se non sono scemi, staranno nascosti. Qui sta per scoppiare l'inferno. Dai, spingi. Rachel, Rachel, dai, dai, buono. Ci siamo riuniti, questa si sta trasformando in qualsiasi cosa. Sei viva? Avevi dubbi, Marin? Ho visto i mostri prenderti. Ghicco. Questo rosica. Dov'è? Aspettate, Rachel è sopravvissuta alla caduta e ha raggiunto il gruppo. Eric ha capito che Rachel sta frequentando Nika. Beh, abbastanza evidente adesso, non mi sembra ci siano dubbi. Rach? E non rosicando, rompe le palle. Mi dispiace. No, non avevi altra scelta, dai. Hai rispettato il protocollo. Non potevi che tagliare la fune. Niente da dire. Saremmo morti in due. Spero tu capisca. No, vabbè, non è che poteva fare altro. A posto? Insomma. Insomma. È lui, vero? Capisco tu non sia sveglio, Nick, ma avrai intuito di che parlo. Ma mo, e questo è il momento di parlarne. Vero? Dai, Beh, tutto qui. Fermatevi! So che è lui, Rach. Lo so. Stai indietro prima che alzi le mani. Colonnello o non colonnello? No, Nick. Comprensione. Ho cercato di resistere. Volevo aspettarti, Eric. Ho tentato, mi spiace. Fedele sempre. Fedele. Andiamo sempre. Pure i tratti, scusate, Allora, vabbè, qui sono tutte le scelte, ma va bene, va bene. Ok. No, volevo un attimo vedere... I tratti sono tutte le scelte, ma... È da fedeli tagliare tanto... la fune. Abbiamo fatto un botto dei verdi, però eccola, questa si trasforma. Che cazzo le succede? È infetta! Si trasforma in uno di quei mostri, perché l'hai portata qui? Le serve aiuto! Ma che vuoi aiuta? Non può stare qui! Infatti, dobbiamo... Aspetta! No, no, le serve aiuto! È una di noi! Spostati, Rachel! È tardi, Rachel. Non si può salvare. Non puoi saperlo. Lo hai sentito? Fatti da parte. Non farlo. Cerchiamo di essere poco Jason, fastidiosi. Non farlo. Eccola! La dobbiamo ammazzare, raga! Merda! C'è poco da fa! Merda! È colpa vostra! Su, alla tenda medica! Rachel ha aiutato Clarisse a superare il baratro. Rachel ha convinto il gruppo ad aiutare Clarisse. Vediamo se non ci torna indietro come un boomerang. Che dall'altro episodio che lo dico. Sei armata? Consiglio. Tieni un colpo per la tua amica. Bene, ora torniamo nel tempio. Dai, andiamosene. Questi sono messi a litigare là fuori. Cioè, messi a litigare per lei. Sei tu, non sei tu. Tutto sto bordello. Non perdiamo il generatore. Raga, qua ci stanno le granate. Quali... No, che le granate. La dinamite. I mostri non devono entrare. Dobbiamo cercare di ricordarci la premonizione e non far esplodere tutto. Sono già dentro. Dobbiamo. Perché se no moriamo male tutti. Non mi interessa se hanno l'invito. Tieni la porta. Io penso al generatore.
Non fammo esplodere la dinamite, ragazzi. Ah, è una di loro. Vi prego, ripassate più tardi. Mamma, come la vedo male. Come la vedo male. Ci mancava questa. Il posto è minato? Non abbastanza. No! Non sono ancora fottuta. No, non lo sei. Forza, andiamo. Che vuol dire? Questo rallenti? Dai, questa forse è tipo scena finale, ragazzi. Merda! Questi bastardi hanno proprio voglia di entrare! Quel generatore ci serve acceso! O siamo morti! Mamma mia! I bastardi vogliono entrare! Non reggerà molto! Ah! Non vi vogliamo! Andatevene! Dai! Reggi! Reggi! Dovete fare di meglio! Oh merda! Stanno entrando! Questi sono peggio dei topi di fogna! Abbastanza! Che se scene rallenti spettacolari, ma capisco. Ah, ok, mo torniamo da Rachel. Lei secondo me deve andare al mitragliatore. Deve iniziare tipo. No! L'ho perso! Aspetta, non ci posso credere! Non ci credo! Vabbè, così però, ragazzi, l'abbiamo presa male. No, dovevamo accendere le luci. Le luci era spettacolare perché. Ci sono obiezioni? Vai, vai, dattene. Datte. Mannaggia. Sfondano il perimetro. Se hai qualche idea, forse è il momento di usarla. Non ne ho. Andiamo, andiamo. Ci deve essere un modo. Aspetta. Sì! Ok, usiamo le catacombe. Dobbiamo scendere. Giù, guarda che l'uscita è dall'altra parte. L'alternativa è morire intrappolati qui. Spostarsi alla porta est. Dai, eccoli che arrivano. Veloci alla porta. Mi sembra spara, spara, spara. Non ti ritira. Spara. Spara. Perché tanto se ti ritiri finiamo là sotto. È un film già visto all'inizio. È un film già visto all'inizio, ragazzi. Dai! Ora ci dobbiamo. E uno. Attenta alle cose. Attenta alla dinamite. Piano. Mamma mia, raga. Forse ho fatto male. Forse ho fatto male perché ho paura della dinamite. La pistola di Chekhov. Abbiamo pure sbloccato il trofeo. No. Lo sapevo. Ragazzi, attenti. La dinamite, ragazzi. Namosene. Che ansia. Poi abbiamo seccati i fatti bene, però, Restiamo al centro! Questo praticamente è un film visto all'inizio. Però bisogna capire se finirà allo stesso modo. Dai. Perfetto. Qua cade tutto. Capirai.
Non ne usciremo mai da sto posto. Shh. Ascoltiamo. Li sentite? L'esplosione ci ha isolati. Dobbiamo muoverci. C'è sempre lei, eh? Mamma mia. Mamma mia, che palle questo! Fermi, Sarahak! Please! Rieccomi. Il mio amico arrabbiato. L'avevo capito. Che è successo di sopra? Il tuo amico è un po' troppo suscettibile. Mi innervosisce. Abbassare l'arma potrebbe stemperare un po' la tensione. Sai che paura. T'ho pure salvato la vita, pezzo di schifo. Ciao amico. No, mo lo seccamo, mo se me lo fa scegliere lo secco. E poi vediamo. Credo che le nostre uniformi stiano rovinando quello che sarebbe un bellissimo rapporto. Ahban, silenzio! Io dico di ammazzare questi patetici strozzi. E lei, colonnello? No, se io questo voglio seccare, raga. Ma più lui! Basta, io questo lo voglio seccare. Colonnello. Leghiamoli. Leghiamoli. Se si ribellano, spara. Gettate le armi! Ti avverto, non ci provare. Vediamo se l'abbiamo fatta male. Non lo so, eh. Dobbiamo aprire la. A me Salim non mi sta sulle palle, ma questo è insopportabile. Aiuto! Non pensarci neanche. Cazzo, Gesù! Il nemico del mio nemico è mio amico. Avanti, muoviti. Anche questo non ci ha torto. Cazzo. Aiutali, penso al corridoio. Merda, avanti! Ah, pure lei ci mancava. Maladi. Aiena, me a te che mostrara. E ai nuomini, Aiedi. Forza, Clarice! Che la prende? Sta diventando una di loro, presentimento. Diventa una di loro! No, no, raga, la dobbiamo seccare. Scusate, vediamola. Ok, vabbè, niente, scusate, volevo vedere un attimo la relazione. Ormai è inutile. Le medicine sono rimaste al tempio, è un peso morto. Non arrendiamoci. Volevo dare un'occhiata. Guardala. A quello che era successo. È andata. Dai, dobbiamo seccare, su. E... no, non perdiamo la speranza, perché se la lasciamo lì finisce male. Non disperiamo. Verrà con noi. Santo cielo, è una di noi. Ci farà morire tutti. Rachel ha convinto il gruppo ad aiutare Clarisse. Il gruppo è rimasto con Clarisse quando l'infezione è peggiorata. Ma io me la vedo male. Magnoni. Tanto questo mo ce l'ammazza, vedrai. Situazione kafkiana. Quanto stiamo a prendere le decisioni, perché ogni decisione che prende potrebbe essere quella sbagliata. Oh, siamo finiti nel posto più schifoso al mondo. Ecco. Eccola. Clarice, dai, Clarice. No, si è trasformata. Si sta a trasformare. Tu vattene da qui. La dovete uccidere.
Niente. Vattene via. E vattene. Niente, rimane là. E mo si ritrasforma sicuro. Eccola che mo prende rilevamento bussala. Il gruppo è rimasto con Clarisse. Quando l'infezione è peggiorata, Clarisse ha ceduto all'infezione ed è morta. Ma ora si trasformerà in una di loro sicuro. Sopravvivi all'assalto. Benissimo, ragazzi. E beh, non sarà semplice. Aia. Ecco l'incontro di tutte le premonizioni in un'unica scena. Chi c'è? Ah, è lei. Che bordello. E questo ce lo siamo giocato. Ma è anche giusto così. A un certo punto. A un certo punto è stato punito. Ah, Nick, mo ci abbiamo di fronte. Ma non sparo perché questa è Rachel. Non gli sparo perché è Rachel questa. No, non è Rachel. È uno zombie, che è? Ma... Baladù è stato l'ultimo a morire nelle catacombe del tempio. Baladù è tornato come non morto. Appunto, ci mancava solo questo. Sì, questo è quello dell'inizio della storia, ragazzi. E crocifisso, crocifisso. Aia. Nick ha trovato il kit medico di Joy nel tunnel. Nick è rimasto ferito. Va bene, ragazzi, sto facendo vedere un po' di tutto per non... per evitare di dimenticarci che questo è un pezzo cruciale. Salim deve ammazzare subito là. Mori. E mori. Oh, ero convinto fosse Rachel, invece no. Era un zombie. Aia. Ammazziamo lui. Che almeno liberiamo lei. Aia. Per forza, raga. Ho dovuto salvare lei. Cioè, mi sembrava il minimo da fa. Nick è rimasto ferito. Salim è rimasto ferito. Qua stanno a rimanere feriti tutti. Vi ho fatto vedere un po' di bussole così. Perché così almeno... Eroismo. Aia. Ha fatto l'eroe. Tipo, tipico stile Top Gun. No. Mamma mia. Eccola. Forse era meglio se calla lei. Aia. Niente, raga, abbiamo fatto... abbiamo sbagliato. La dovevamo seccare. Abbiamo sbagliato. Stai vicino. Ho voluto darle una possibilità. Abbiamo sbagliato. È andato. Dai, muoviamoci. Ma che scappa? Ah, no, 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 no. Salva, salva, salva.
No, no, salvala, salva, che scappa. Per forza, oh. Rachel! Mamma mia. Dai, ma come faccio ad andare via così a lasciarlo morire? È morta pure lei. È morto pure lui. Dai. No, non me la so sentita di scappare, raga, ma che ve devo dire? Avrò sbagliato. Che casino. Che casino. Ecco, ci mancava... È morto pure lui. Ma sta bastarda, oh, la dovevamo seccare subito, lo sapevo. Lo sapevo. L'altruismo non ha pagato. L'altruismo non ha pagato in questo caso. Cioè praticamente è morta nella botta Eric e Rachel. Naccia, oh. Questa volta l'altruismo non ha pagato. Non si scherza con i Marine. Sono rimasti vivi in due, anzi in tre. Affronta, affronta, che te imboschi, Anto. Vengo in pace. Non ti muovere, cazzo. Sei solo? Altri superstiti? È successo in fretta. Siamo solo io e te. Solo io e te, eh? Una vera fortuna. No, non ho cattive intenzioni. Non intendo farti del male. Lo giuro. Davvero? Sono io quello col fucile. Sì, ma tanto qua... Ehi, cerchi guai? Disse l'americano col fucile. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo lottare uniti, per forza, perché sennò qui... Il tuo amico qui... ha detto, il nemico del mio nemico è mio amico. Non è sempre vero, ma se vogliamo salvarci dovremo lottare uniti, come spada e scudo. Tutti i torti non ce l'ha. Troppo poetico per i miei gusti. Ma ci sto. E beh, almeno ogni tanto una premonizione la beccamo. Mannaggia, oh. Abbiamo fatto morire 60 persone in un secondo. Andiamo, eh. No, ho rosicato troppo. Se mi viene il sospetto che tu mi voglia ostacolare, beh, puoi credermi. Ti ammazzo in un secondo. Ma figurati, questo che gliene frega. Secondo te ho paura di un soldato? Ma figurati, a questo se gli frega te. Mi sembra l'opzione migliore. Se uno regge la porta, l'altro può passare sotto. Dai, dai, tira su. Vai! Tutto bene? Tu che dici? È bloccata. Devo trovare un altro ingresso. Siamo attenti perché c'è pure l'altro che non è morto. Non so dove sia, ma secondo me ci può sbucare da un momento all'altro.
a tradimento. Forse c'è un passaggio, ma devo aprirlo da questo lato. Fai presto, i demoni saranno ovunque. Secondo te con chi abbiamo a che fare? Sono vampiri. Sono vampiri. Impossibile. Mio padre diceva che se una cosa sembra merda e puzza di merda, non c'è bisogno di assaggiarla per sapere che è merda. Sembra un bel detto. Figa, ottimo detto. Sono vampiri. Dobbiamo lottare insieme per sconfiggerli. Sì, sembra proprio che sia così. Vai! Dai, dai, dai! Muovite! Muovite! Mamma mia! Grazie. Ce la siamo vista brutta. Ok. Qual è la prima cosa che farai quando uscirai da qui? Se uscirai. Abbracciare mio figlio. Altra premonizione? No. Questo è sempre un altro segreto, sarà l'ultimo. E questo è sarà un ultimo documento, immagino. Sono rimasto con lei fino agli ultimi istanti, chiedendole perdono, dimenticato dal posto del luogo, dimenticato da Dio, per avere anteposto la vanità all'amore. Quando, alla fine di tutto, ho capito che mi ha fatto giurare di seppellire per sempre questo posto. Vabbè. No, aspettate un secondo, che ho sbagliato una cosa, non l'ho tu girato. Mi sembri uno con la testa sulle spalle, quindi spiegami. Che diavolo ti sei... Scusate, vi taglio... Che se no... È accaduto qualcosa di empio. Mentre sedevo accanto a mia moglie, ho scorto un oggetto stretto tra le sue dita, la spilla di Lady Breccio. Doveva avergliela strappata quando l'ha assalita. Esaminandola, ho notato che somigliava a una delle creature esumate dai Pozzoli. Erano questi i demoni di cui parlava Mary. Lady Breccio sapeva da subito cosa avremmo trovato qui. Il cadavere di Mary si è mosso. Non era mia moglie. Era una creatura disumana. Mi è balzata contro. E solo le sbarre della cella mi hanno risparmiato dalla sua furia. Vabbè, è stata la fine di... Ok, ci ha saltato... Chiaramente ci ha tagliato la conversazione... Ma siamo abituati ogni volta a sto gioco a queste cose, che sto vedendo una cosa e uno mi parla sotto, va bene. Ah, di là non si può andare, di qua nemmeno. Di qui. Ok. Facciamoci di qua per vedere se troviamo qualcosa, ma nada. Che significano i simboli sul tuo cappello? Per onorare i morti. Per questo combatto. Ecco. Beh, è un motivo come un altro. È un ottimo motivo. L'unico motivo. No, no, non ho problemi con te. Non ho problemi con te. Allora dovresti guardare il telegiornale. Dai. Senti. Un tempo un uomo costruì casa sua sulla riva del fiume. E dagli queste storielle. Quando il fiume esondava, si allagava tutto. Quando il fiume era in secca, non c'era acqua e l'uomo aveva sete. Ogni volta gli insetti, ecco, mordevano l'uomo. Ma ogni sera diceva alla moglie: abbiamo tutto il pesce del mondo. Avete voluto voi la guerra, Jason? Sai, parli troppo per i miei gusti. Dai, a storielle quelle...
Dai. Ah, eccolo che arriva da sotto. Questo è proprio l'inizio. Questo è l'inizio. E quindi faremo la scelta diversa? Ci farà fare la stessa scelta dell'inizio, sicuro. Sicuro. Dai, apri. Mo ci dice, tradisci o aiuta, in questo caso. Lo sapevo. Via. Dai. Attento, il modo in faccia, eh. Non ci ha fatto fare la stessa scelta dell'inizio. Ero convinto che ci mettesse nella stessa condizione. Io dico di levarci dalle palle. Pure io. Ragazzi, io penso che siamo arrivati al finale, quindi sto leggermente dilungandomi, perché sennò poi fai un video di 10 minuti, non mi sembra abbia senso. Quindi voglio capire se effettivamente siamo alla fine oppure no. A me sembra un'infermeria. Questa può servire. Se vuoi portarti dietro un candelotto di 60 anni fa, accomodati. Sì, sì, ce lo portiamo dietro, sì. Allora. Le armi chimiche sono vicine, vero? Questa è sempre la trasformazione. Vabbè, sempre l'avanzamento della trasformazione. Qua non c'è niente. Ok. Vuoi sentire una barzelletta? No. Ok, ha detto di no. Qualunque cosa ci sia, gli esploratori ci hanno anticipati. Aspetta un attimo. Che vuoi fare? Pensi siano sopravvissuti? Speri ancora. Possiamo solo sperare. Moglie. E riflessione, non sapevo che Dar fosse sposato. Strano come puoi conoscere qualcuno da anni e non conoscerlo davvero. Non sapevo che il capitano fosse sposato. Sarebbe quello stronzo di prima? Sì, proprio lui. Non ce l'ha fatta. Meglio così. Uno stronzo in meno da liquidare. Verrà il giorno in cui rimpiangerai questo modo di pensare. Non ho alcun rimpianto. Beh, giustamente. Ci ha puntato il fucile contro 69 volte. Non è che...
Ma che è sta roba? Questo posto è pieno di sorprese. Un'arma biologica. Guarda là. Che te ne pare? Non ho mai visto nulla di simile. È il cavo di un ascensore. Gli esploratori sono scesi. Non credo siano mai risaliti. L'organo sembra integro. No. No? Non scenderemo là sotto. Gli archeologi non sono riemersi. Ti dice niente? Noi non siamo archeologi. Il nostro mondo è sopra, non sotto. C'è un esercito di mostri tra noi e il mondo di sopra. Appunto. Sono vicini. Usiamolo. Sei pazzo? Quasi certamente i vampiri vengono da là sotto. Puoi davvero combatterli a casa loro? Quel che faccio da quando ho messo piede in questo paese. Attiva quell'ascensore! Che deve fare? Oh? Cioè, rimanevo qua a morire. Tanto alternative ce ne stanno. Sta mette mese poi a salire, capirai. Muovite, tira giù. L'antico orrore si è risvegliato dal suo sonno e ha sete di sangue. Quante anime sono sprofondate nell'ombra? Parecchie, direi. Una ritorna alla luce e l'altra scompare per sempre. Manco poche. Povero Eric. Ecco. Che peccato. Comunque Eric aveva già ingannato la morte lungo quell'autostrada e forse la morte ha saldato il conto con lui. Potrebbe essere. Speriamo che nulla di sgradevole sia accaduto al sergente Kay. Chi sprofonda nell'abisso difficilmente torna in vita. Bene, Jason e Salim. Nemici giurati che non riescono a seppellire l'ascia, se non bene a fondo, in una schiena. Non vorrei sembrare un ospite scortese, ma devo avvisare che il tempo stringe. Abbastanza. Io sarò qui a salutare i tuoi protetti quando arriveranno al traguardo. Mamma mia, capirai. Oppure a seppellire i loro miseri resti. È più probabile, sicuramente. È molto più probabile. Vedi, ci fa pure fa il flashback. Questa è la strada che ho scelto e sono stanca di dovermi giustificare. Sì, questa è la mia vita e decido io come voglio viverla. Ehi, cosa che hai detto? Momentaccio? Sì, è un momento di merda. Ti lascio qui i fascicoli che hai chiesto. Non ora. Ho detto di no. Non volevo disturbare. Sei calma. Non sei tu. Sembra che qui ognuno cerchi di fuggire da qualche cosa. Io di sicuro. Sei finito nel caos al checkpoint. Hai ucciso quella donna. Ehi, con me. Puoi parlare. Vedi, ci fa un po' rifare il quadro della storia.
Tutti pensano di sapere cosa provo. Ne sto uscendo. A modo mio. Sicuro? Hai già i tuoi problemi. E chiunque fosse sembrava davvero il capo degli stronzi. E comunque, tu ce la farai. Oddio. Oppure chiedi. E ci penserò io. E infatti, siamo finiti tutti a tarallucce e vino. Eccolo. Avevo detto che lui era sopravvissuto. Jason, ci sei? Non fare casino. Rachel. Che cazzo? Oddio, non è morta, raga? Highlander, non è morta. Ah, forse abbiamo fatto la scelta giusta. Forse. Nick, non ci speravo più. Non ci speravo neanch'io. Dai, eh. No, ero convinto fosse morta. Che spettacolo. Vedi, questo è un altro colpo di scena. Magari se ve pomiciate dopo. Aie. Ancora. Scappa. Non abbiamo tantissima scelta qua, eh. No, sinceramente non so proprio come gestirla. Laggiù. Dai. La sfonda, presto! Via, via! Amico mio. Ah, eccolo. Ah, perché non ci vede lui. Capirai. Questa la perdo sicuro. E basta. Mamma mia. Incredibile. Nel momento più cruciale, nel momento cruciale sono riuscito a fare tutti i passi giusti. Ancora. No! Ho sbagliato, all'ultimo, all'ultimo. Non ci credo. Non ci posso credere. Cioè abbiamo fatto ok, qualsiasi cosa. Per un battito cardiaco non ci potevamo morire, eh. Tanto questo mo ritorna su, che figurate. Appunto. Ci
è mancato poco prima. Siamo vivi. Ad altri è andata peggio. L'importante è che tu stia bene. Che c'è? Dobbiamo parlare? E di cosa? Di noi. Voglio sapere che succede tra noi. Se muoio stanotte, voglio morire sapendo se stiamo insieme. Abbiamo un futuro insieme. Dai, Eric era in gamba. Ma è morto. Rachel. Mi ami? Tu mi ami. Sei un marine sensibile. Mi piace. Rispondi. Sì. Ti amo, Nick. Anche c'è molto, sono molti sporchi di sangue che sembriamo usciti da non so dove. Direi che possiamo pure andare avanti. Non ti perderò. Né ora, né mai. Aspetta a dirlo. Finiamo prima sta storia, poi ne riparliamo. È Jason. È vivo. Andiamo. Cerchiamo Jason. E dai. Questi scendono sotto, non si sa dove stanno andando. Tutto radioattivo qui, non si capisce dove, non si sa dove siamo. Si vede solo roba radioattiva. Ne ho visti di posti di merda in vita mia. Ecco, appunto. Questo li batte tutti. Giustamente. Sembra che non ci seguano. Vuoi che li aspettiamo oppure? Fa poco lo spiritoso. Andiamo. Signori, direi che per oggi l'appuntamento può finire qua. Siamo andati un po' più avanti, ho cercato di capire se finissimo il gioco in questo episodio, ma a quanto pare ancora c'è un po' di storia. Per il momento direi di fermarci qui. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, condividete ed iscrivetevi al canale. Iscrivetevi a tutti i miei canali social. Un saluto dal vostro Denarman. Ciao!